Siamo qui davanti alla procura perché abbiamo depositato un esposto su quanto è successo. Crediamo che sia intanto inconcepibile che si continui a far finta di nulla e che si voglia derubricare questo evento a mera calamità naturale. Non è così. Qui si parla di un argine rotto rispetto a un intervento che non è mai stato concluso in 3 anni e che era stato definito urgente dallo stesso presidente Bonaccini in qualità di commissario contro il dissesto idrogeologico. Ci viene detto che questo è un evento straordinario. In realtà l'unica cosa straordinaria è il ritardo con cui sono stati fatti i lavori. Quindi chiediamo che si indaghi sulla dinamica degli eventi e che vengano accertate eventuali responsabilità. Abbiamo esposto i fatti in primis, le criticità che abbiamo evidenziato sono le tempistiche, perché ripeto, all'interno dell'accordo di programma che prevedeva la sistemazione di quell'argine del 2015 già si parlava di un intervento che era urgente, sono passati 3 anni, è stato iniziato e non è stato mai concluso, quindi quella è la prima criticità. La seconda che rileviamo è l'argine provvisorio che è crollato, non aveva la stessa altezza, da immagini che siamo riusciti a reperire, in alcuni punti non aveva la stessa altezza dell'argine esistente, dell'argine maestro, ed è lì proprio che il fiume ha esondato, quindi bisogna che qualcuno ovviamente faccia delle indagini e poi dal nostro punto di vista andava garantita l'incolumità.